Salve, eccoci un'altra volta insieme. Qui il vostro Sant'Egian che vi saluta come sempre. Spero che tutto vi vada bene. Qui vengono dei rumori dalla strada, gente che corre a piedi, cani che abbaiano, tutta l'insicurezza di sempre. Niente, a volte oggi è stato un sabato un po' uggioso, un po' tedioso. Non ho fatto niente, cioè non ho letto, non ho fatto nessun video, a parte quello che sto facendo adesso, non ho pensato a nulla, non ho nessun progetto in cantiere, sono stanco. Dicevo, fa freddo d'inverno, non so quanti gradi faranno. Ho messo il mio cellulare a caricare, quindi adesso ne ho un altro, ma non dice la temperatura. Non c'è il Weather Channel installato. Beh, qua sono le 20:30 di sabato 21 giugno. Adesso devo andare a cenare. Beh, non ho molto da dire. Io non ho mai capito perché i cani devono fare tre giri esatti prima di accomodarsi sul cuscino e poi, se per caso risultano incomodi, si rialzano, fanno altri tre giri, sempre nella stessa direzione, a volte anche cambiandola, però sempre tre giri. Non ho capito perché. Conto, sono sempre tre giri esatti. Beh, come sempre, ho molti progetti in cantiere, di scrivere libri, leggere quelli che ho. Non trovo un editore disposto a pubblicarmi. Vabbè. Ho fatto dei video ultimamente, ne ho fatti tanti ultimamente, forse nell'ultimo mese o negli ultimi 2 o 3 mesi ne avrò fatti come o più di quelli che ho fatto fino adesso, da un anno e mezzo a questa parte. Anche se non tutti i video li guardano molto. Quindi faccio dei video che magari guarderanno una dozzina di volte in un anno, però qualcuno l'hanno guardato anche 3.000 volte o 2.000. Così faccio video soprattutto per me stesso quando c'ho l'estro, la voglia di farne uno e sento che devo dire qualcosa. Purtroppo non scrivo nulla prima e quindi sono delle improvvisazioni. Perché io detesto, quasi odio fare una brutta coppia di idee, perché poi me le devo ricordare. Invece così sento di dover dire qualcosa e parlo. E poi magari è una sorpresa anche per me. Quindi un saluto a tutti, grazie di seguirmi. Un saluto a te, Marco. Marco Travaglio. Sappi che se vuoi un collaboratore per il tuo Fatto Quotidiano, per il tuo giornale, c'è Sant'Egian, cioè chi c'è? Io. Che altro dire? Niente, che non voglio fare un video troppo largo, altrimenti non si edita più.
Comunque, che strada trafficata oggi, che strano. Comunque vi saluto perché veramente se viene molto pesante, poi si edita, che c'ho un editore che ho scaricato gratuitamente. Lo edito in full HD con una risoluzione alta, ma lo stesso lo fa leggero leggero il video perché lo comprime. Quindi esce di qualità un po' scadente, però almeno lo posso caricare, ecco, lo posso caricare in 30 minuti, 17 minuti, proprio perché lo fa leggero leggero, anche se lo fa in full HD 1920x1080 e gli dà una risoluzione quando dice risoluzione alta H 260 e passa, gli dà una risoluzione di 1200 invece di stare sugli 8000 kilobit per secondo, no? Invece di stare sugli 8000 kilobit per secondo, scende a 1200. Io ho provato a farlo con il Window Movie Maker a mettergli 1200 di risoluzione. Mi è venuto un video molto povero in risoluzione. Quindi preferisco, per fare una risoluzione molto bassa e caricarlo rapido, usare questo editore di video che ho scaricato gratuitamente. Invece, quando sono pochi minuti e voglio dargli risoluzione alta, utilizzo Window Movie Maker perché non gli so cambiare la risoluzione a quell'editore video. Vabbè, questo video lo faccio soprattutto per così sentivo di dire qualcosa e di salutarvi a tutti perché forse non lo guarderà nessuno questo video. Niente, mi prenderò dopo il disturbo di caricarlo nel computer e poi di editarlo e di caricarlo. Per fortuna che ho scoperto questo editore gratuitamente che te lo fa leggero leggero l'archivio video. E beh, vabbè, spenderò un'ora fra che lo prepara perché l'editore lo edita in tempo reale. Tu puoi vedere l'anteprima. Per editare un secondo magari ci impiega 10 secondi o qualcosa del genere perché si muove frame per frame, no? Vabbè. Ogni tanto c'ho delle brillanti intuizioni, però oggi sono stanco. È stato un giorno molto freddo, con sole, ma molto freddo. E non ho caricato nulla per Google Plus, a parte il tutorial di gastronomia domestica, altrimenti avrei potuto fare delle foto sul cielo, sul tempo, il clima. Vabbè, vi lascio. No, sentivo di dover dire qualcosa, ma non mi viene niente in mente. Hai visto quando stai lì che stai per dire qualcosa e non ti ricordi che? Beh, a me mi è preso così adesso. Avevo tante cose da dire. Le vado a dire? Tra, si taglia tutto. Manco io so che magari penso e che avrei detto? Boh, ma c'avevo qualcosa da dire. Beh, sono stanco. Devo studiarmi. Dal vostro Sant'Enchan e grazie di seguirmi.